benvenuti al Palla Fabiani. Sta per cominciare la prima sfida dei quarti di finale dei playoff. Siamo sempre nella Serie C Gold, Davide Guzzardi in cuffia, le telecamere Tiziana Palumbi. Siamo pronti, siamo prontissimi per iniziare questo viaggio chiamato playoff. C'è chi fa la Kamehameha qui sotto per caricare i giocatori del Metaformia, tanti tifosi anche della Simply Visnova Basket Roma. Andiamo a leggere quando mancano un minuto e 10 secondi all'inizio della partita con la palla a 2. Andiamo a leggere le formazioni in campo: il Formia porta Di Rocco, Tardivi, Cota, De Pippo, Rodriguez, Norbedo, Lamura, Perez, Cardinale, Gattesco, Alessandrelli e Polidori, sempre agli ordini di coach Ciro Cardinale. Simply Visnova Roma Basket, Piccolo, Saccone, Ingrilli, Cronini, Argenti, Martino, Frosecchi, Nzie, Diediu, Converso e Gori agli ordini di coach Claudio Disegni. L'ultima partita giocata qui, vado a memoria, dalla Visnova Basket c'è stata la sconfitta da parte dei padroni di casa, 70-68 sono i due punti di distacco, ma la Simply Visnova è riuscita a trovare la vittoria con un super Diediu. L'ultimo turno per i padroni di casa si è concluso con la vittoria contro il Grottaferrata, la nona vittoria consecutiva per il Metaformia. Viene invece da un filotto di 6 vittorie consecutive la Visnova. L'ultimo turno vittoria contro una squadra sempre di Roma, la Smith Roma Centro, 78-68. Già giocate nella giornata di ieri tra Stella Azzurra Viterbo, la prima classificata del girone regolare, contro Frassati Ciampino, la vittoria di Frassati dopo i tempi supplementari, mentre San Paolo Ostiense ha vinto 82-75 con il Grottaferrata Basket. La palla 2 parte in questo momento col primo possesso per la Visnova Basket. La partita, gara 1, quarti di finale dei playoff, in palio un posto nella Serie B nazionale. Subito il possesso da parte degli ospiti in casacca blu, cerca un tiro da 3 che non trova quel capitano Coronini, poi lo scarico fuori per la tripla del numero 10 Andrea Martino. Si aprono così le ostilità, primo canestro da parte della squadra ospite, primo possesso per il Formia. Cota riceve lontano da canestro, Rodriguez a favorire un blocco che non si completa per lo scambio accettato da Martino. Cota allora prova a fare tutto da solo, dentro per Gattesco, palla persa e contropiede, la tocca alla mura ma resta in possesso Argenti, di nuovo per Martino. Argenti contro la mura, palleggio, arresto, tiro, canestro e fallo. Due punti per il numero 9 che andrà in lunetta per il libero supplementare. Comincia male la partita per il Formia, il fallo di Lamura. E il libero va a segno. Primo allungo, due possessi pieni di vantaggio per la squadra ospite, che ha iniziato nel migliore dei modi questa gara al Palla Fabiani, gremito il palazzetto di tifosi del Formia per incitare la propria squadra in questo viaggio nei playoff. La palla dentro per Gattesco, un cross, c'è il fallo del numero 29. Che io non trovo in distinta, quindi deve essere il numero 24, devo aver letto malissimo. Fallo di Matteo Converso. Sotto canestro, alza il pallone Cota, non trova il canestro, poi ancora Gattesco e non riesce a tenere la palla in campo. Possesso quindi per la Visnova. Subito 6-0, e un accento importante su questo inizio di partita, ma se c'è una cosa che abbiamo imparato in questo sport in generale qui a Palla Fabiani, se andiamo nel dettaglio, che la partita finisce sempre alla sirena del quarto quarto e sarà una partita emozionante, speriamo, come tutte le altre. La ricezione da parte del numero 10 allarga ancora per Argenti che tira da 3 e c'è ancora il canestro, la tripla di Argenti, 9-0. Non chiama il time out, coach Cardinale lascia giocare i suoi. Gattesco fa duello sotto canestro, va ad appoggiarne 2 al tabellone. Si sveglia il Metaformia con 2 punti di Gattesco, poi palla persa e la Visnova. Funziona la difesa della squadra di casa e subito time out chiamato da coach Cardinale. 2-9 dopo
pochi minuti, sono ancora 8 e 14 sul cronometro. Si sfidano oggi la terza classificata contro la sesta griglia delle 8 dei playoff, che è un classico negli accoppiamenti. Prima contro ottava, seconda contro settima, terza contro sesta e quarta contro quinta. Formia Basket, Visnova Basket è solo una delle due partite che si giocano quest'oggi. L'altra è Cestistica Civitavecchia, la quarta classificata contro la quinta, la Petriana Roma. E da questa doppia sfida non ho ben capito, c'è un suggerimento da parte del... Giustamente mi ricorda la mia cara Tiziana che non ho menzionato gli arbitri di questa sfida. Sono Luca Mogavero di Bellizzi e Mauro Sacco di Salerno. Termine il time out, siamo pronti per ricominciare. 8 e 14 sul cronometro, 2-9 il punteggio in favore della Visnova. Le maglie bianche del Metaformia attaccano dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Cota va in slalom e segna col fallo Francesco Pio Cota. È iniziata nel migliore dei modi la sua partita con questo slalom, due punti e il fallo per ridurre il gap. Ma il libero non entra, al rimbalzo ci va Gattesco, sfortunato nel rimbalzo. Palla quindi ancora per le maglie blu, con inserti gialli dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Attacca la Visnova, il palleggio di Didiu che arriva sotto, poi scarica per Colonini, ricezione complessa, ma riesce a mettersi nelle mani di Martino. Prova a fare opposizione alla mura, poi un... riesce per un momento a prendere il pallone, il tiro sbagliato di Converso, di Diu sotto canestro, sbaglia il rimbalzo, questa volta ci va la mura che combatte, mantiene il pallone e poi sbaglia il passaggio a Cota. Pallone sarà per la Visnova. La mura guarda l'arbitro perplesso, voleva chiaramente un fallo dopo il rimbalzo che non è arrivato. Palla per la Visnova, 24 secondi da giocare, tutti in zona d'attacco. Si sbraccia a centro area, lo scarico fuori per il tiro da tre di Argenti, sputato via dal ferro, al rimbalzo maglie bianche, la palla dentro per Rodriguez. I due punti del capitano, attacco splendido della Metaformia. Con coerenza e con calma riesce ad arrivare sotto canestro e ridurre a uno il possesso di vantaggio della Vis. Maena il pallone per aria, Coronini, il rimbalzo ancora della Visnova. Argenti, palleggio, arresto e tiro del numero 9, secondo ferro, palla nelle mani di Gattesco che prende il rimbalzo e si affida a Cota. Subito dall'altra parte non c'è un secondo neanche per respirare, la palla tra le mani di Lamura. La palla che dà solo l'illusione di voler entrare, decide capricciosamente di restare fuori. Palla tra le mani ancora di Argenti, si va da Didiu. Ancora per il numero 8 Colonini. C'è un fallo chiamato dall'arbitro, il fallo di Rodriguez. Palla per la Visnova, 9 secondi allo scadere dei 24. Tutto il tempo per la Simpli per imbastire un'azione d'attacco. Vediamo come si gestirà la difesa del Meta. Palla per il numero 8, poi palla rubata dall'altro numero 8, Cota che si precipita in attacco, ancora lo slalom di Cota, palla sotto e sono altri due punti fantastici di Francesco Pio Cota, che suona la carica sempre nel momento del bisogno, il numero 8 di casa Formia. Il play a disposizione di coach Cardinale, adesso la Visnova che attacca, un punto di distacco tra le due squadre, di Diu da 3. Il ferro è rimbalzo, ancora Cota a saltare in fascia Anzie. Cota per Rodriguez.
ragiona il Formia, la palla dentro per Gattesco, glielo strappa letteralmente di mano Martino, subito dall'altra parte Martino, la palla poi recapitata direttamente dalle mani di Cota che resiste a una carica, ancora va a fare spallate con Asier e ancora una volta canestro, fallo libero supplementare per Francesco Pio Cota. Un'altra volta da solo, praticamente se ne va a fare battaglia, ho detto numero 8, chiaramente il numero 6, Cota, qui ci perdiamo dei dettagli, ci perdiamo nei dettagli, la cosa importante è che Cota ne ha messi altri due, sono 6 in totale, un libero sbagliato, un altro che vedremo quale sorte avrà, ma quello che conta per questo momento, in questo istante, è che c'è il primo vantaggio del Forma, 10-9. Il rimbalzo sotto canestro è raccolto da Cota dopo la spizzata sotto canestro. Cota, ancora lo scarico fuori per Cardinale. Cardinale va dentro, lancia il pallone per aria e subisce il fallo. E due tiri liberi ancora per il Formia. Secondo fallo per Nzie. Momento di pausa, che ci sono i cambi da parte della Vis Nova, deve aspettare Cardinale. ...135 punti in stagione per Antonio Cardinale, che mette il primo dei due tiri liberi. Ed entra anche il secondo. Possesso pieno di vantaggio per il Formia, 12-9, 5-17 sul cronometro, avanza al piccolo Trotto Coronini, davanti a lui c'è Rodriguez, sfida tra i due capitani, si mette tra le mani di Argenti, palla fuori, lo scarico per Iuri, piccolo Martino, ancora Coronini, si defila, poi palla dentro, buona per il numero 18, Simone Frosecchi, due punti anche per lui, ma ancora vantaggio Formia, 12-11, Cota, il blocco De Perez. Scambio tra Cota e De Pippo, mezza idea che non diventa intera di tirare da tre, fa muovere De Pippo Cota, poi la palla rubata ancora da Martino, fa saltare a vuoto Cardinale e riporta avanti i suoi, 5 punti per Martino, 13 Visnova, 12 Meta. Palla dentro per De Pippo e la stoppata di Piccolo e si subito dall'altra parte con Argenti, fuori per Piccolo. Cronini lo va a prendere Perez, per un momento non gli scippa il pallone. Cronini va dentro, lo scarico fuori per Frosecchi, di nuovo per Piccolo. Isolato Piccolo, prova da tre, primo ferro e rimbalzo per Rodriguez. Cota cerca ancora l'azione solitaria, cambio di mano fenomenale, Cota, cambio di mano per aria, va a segno e si prende anche il fallo di Simone Frosecchi. Due punti ancora per Cota e ancora una volta, per la terza volta, in lunetta per il libero supplementare, due le ha sbagliati, la sua terza chance. 14-13, fate pure 15-13 e time out chiamato dalla panchina della Simplivis Nova, 15-13 il punteggio, 3:49 da giocare, il Formia non solo si è svegliato ma si è anche portato avanti nel punteggio grazie a un grandissimo strappo di Francesco Pio Cota, quest'ultimo canestro in particolare è fantastico, un cambio mano per aria praticamente e va a segnare di destro subendo il fallo. Cota che è stato per un certo periodo il miglior realizzatore della propria squadra, poi superato da Rodriguez. 15.9 di media i punti di Francesco Pio Cota, il play che era fermo a 366 prima di questa partita,
direi che risultato assolutamente da statistica, assolutamente da aggiornare. E fare intanto attenzione la Visnova, perché già 4 i falli commessi. C'è il cambio da parte della Vis, cambia anche da parte del Formia. È entrato Norbedo per la squadra di casa, Cardinale, Perez, Rodriguez e De Pippo. Il quintetto di Cotticino Cardinale. Possesso per Ingrid Lee, e lui il nuovo entrato, raddoppiato. La guerra tra Cardinale e Cronini, riprende la palla vagante il numero 7, proprio Ingrid Lee. C'è però un fallo. Deve essere stato di Gattesco, ma di Cardinale. Gattesco non è in campo, vedo proprio complicata, per essere lui. Cardinale commette fallo ed esce per far spazio a Nicola Tardivi. Terzo fallo di squadra per il Metaformia. Alla rimessa Yuri Piccolo. Si muove a prendere il pallone Martino. Davanti a lui proprio Tardivi. Torna da Piccolo, ancora Martino, lo scambio da due e la stoppata praticamente di Tardivi, il pallone rotola in mezzo al campo, Norbedo se lo va a prendere. Una piccola magia per mettere le palle nelle mani di Perez, ancora Norbedo, Tardivi. Non vede movimento, allora deve fare da solo Rodriguez, ancora Norbedo. Cerca la penetrazione da destra, palleggia, arresto e tiro! Di Matteo Norbedo. Quando si dice entrare bene in partita, ma palleggio resta tiro anche dall'altra parte per Argenti. 17-15, vantaggio Formia. Tardivi, Norbedo fa movimento e viene servito il numero 9 di Pippo, e poi si perde il pallone. Parla per la Vis in bonus, poi è Formia in bonus per il limite dei falli aggiunto dalla Vis, almeno se è giusto quello che vediamo sul tavolo della... E qui c'è una tripla che ci stavamo perdendo quasi di ancora Argenti, seconda tripla per lui, Norbedo, Rodriguez. La palla per De Pippo e Silvio De Pippo si iscrive alla festa. A tripla risponde tripla, 20-18, resta avanti di un'incollatura il Formia, ma è comunque avanti. Piccolo per Frosecchi, ancora Piccolo, si ferma il tiro da tre, secondo ferro e rimbalzo per Tardivi. Norbedo, 1.50 da giocare prima della sirena del primo quarto. Norbedo se ne va da solo, tocca canestro, alza la palla per aria, ma il tabellone non lo aiuta. Allora Ingrid Lee dall'altra parte se la perde, Martino bravo a raccoglierla, molto attento Martino in questo primo quarto. Piccolo, linea di fondo e palla recuperata da De Pippo dietro la schiena per andarsene via. Tardivi e sbaglia quello che poteva essere un canestro facile. Ingrid Lee dall'altra parte, Martino e la stoppata di Perez che urla in faccia al pubblico del Palafabiani che si esalta. Rodriguez dentro per Perez e fallo del numero 9. L'arbitro chiede alla panchina di sedersi, il fallo è sì e di Argenti. Ma che azione del Formia, la stoppata di Gonzalez, Perez della Blanca. Poi si precipita in attacco, servito dal capitano, e va a prendersi il fallo di Francesco Argenti. Due liberi per Perez, Formia 20, Visnova 18, 1.15 da giocare. Vediamo dopo questi due tiri liberi cosa succederà. Se arriverà ai due possessi di vantaggio la squadra di casa o se si dovrà accontentare di un vantaggio
più esiguo. Intanto fallisce il primo, il numero 17. Secondo avversario, 3 punti di distanza tra le due squadre e primo punto nella partita di Perez. Ingrid lì, con Orbedo, lo va a disturbare, gli mette la mano sul passaggio, rimessa Visnova, segue come un'ombra Norbedo e Ingrid lì. Didiu, converso ancora Didiu, polveri bagnate per il numero 23 fino a questo momento, finta di andare al tiro, il passaggio fuori, poi ancora lo scarico dentro per Gori che subisce il fallo di Perez. Da in lunetta il numero 32, primo fallo per Perez. Tiri liberi per Gori, 53 secondi da giocare, il cronometro del primo quarto. Due su due per Francesco Gori, ridotto a uno il punto di svantaggio per la Visnova. Possesso per il Formia, Norbedo, Cota di nuovo in campo, il numero 6. Fuori per Tardivi, ancora Norbedo, sorvegliano il perimetro i giocatori di Maglia Blu. Norbedo, palleggio del numero 12, arresto, tiro dalla metà distanza, secondo ferro ma rimbalzo per Tardivi che fa la guerra, la vince, 30 secondi, Perez dentro, Norbedo, contropiede la Visnova, Norbedo con un fulmine a tornare in difesa. Piccolo, mezza idea che non diventa intera di andare da tre, Gori prova un gancio, 13 secondi, 11, 10, rimbalzo ancora per Gori, si va fuori per Piccolo, 3 secondi, Piccolo da 3, primo ferro e si chiude qui il primo quarto, 21 a 20 per il Formia che ha cominciato malissimo ma si è rimesso immediatamente in carreggiata. Signore e signori, a tra poco per il secondo quarto. Di nuovo in campo, siamo pronti per il secondo quarto di gara 1 e quarti di finale di playoff promozione Serie C Gold. Metà Formia in vantaggio e in possesso palla, 21 a 20. Norbedo, davanti a lui Ingrid Lee, si va da Rodriguez, nell'angolo Perez dalla media distanza, Tardivi ci mette la mano ma l'ultimo tocco è della Visnova, rimessa Formia, 14 secondi per chiudere l'azione. Norbedo, Rodriguez, marcato a vista Cota, Tardivi, ancora Cota che tenta di muoversi per liberarsi, Norbedo si perde il pallone per un attimo, 6 secondi, 5, Norbedo sotto canestro, ancora il tocco, palla fuori, rimessa Formia, 3 secondi per chiudere l'azione. Rodriguez per Perez, ancora il tocco, non è passato neanche un secondo, restano 3. Rimessa ancora per il Formia, la difesa della vista, palla fuori, ancora un tocco, 2 secondi e ancora rimessa, è passato un secondo a palla ferma, 1 quindi da giocare per chiudere l'azione d'attacco. Consulto l'arbitro e viene restituito il secondo dei due, ferma a 3, quindi si resta a 3 secondi. Norbedo per Tardivi, deve tirare, lo fa, secondo ferro e rimbalzo per Didiu, possesso quindi a vuoto per il Formia, Norbedo va a mettere la mano stoppando praticamente il passaggio per Gori. La rimessa è per la Vis. Piccolo,
fuori per Didiu, sbatte praticamente addosso Norbedo, Ingrid lì fa tutto da solo il numero 7, la palla dentro, poi per Converso si lotta sulla palla vagante, sarà contesa tra Gori e Tardivi. Deve pulire il campo. Approfittiamo di questa piccola pausa per andare a ricordare come si è conclusa la stagione regolare per il Formia, un terzo posto con la vittoria nell'ultima proprio in casa sul Grottaferrata. La speranza di agguantare il secondo posto che è sfumata con la vittoria del San Paolo Ostiense sulla Stella Azzurra Viterbo, Stella Azzurra Viterbo che ha perso gara 1 contro Frassati Ciampino. Didiu fa saltare a vuoto Norbedo che però resta incollato al suo avversario, dentro per Martino, fa la guerra contro 3, il tiro senza nessun tipo di criterio e due punti per Martino. Di nuovo in vantaggio la Visnova, Perez per Norbedo, la difesa della Visnova, Rodriguez, Tardivi, poco movimento, Rodriguez fa un blocco che non funziona, Tardivi deve liberarsi del pallone, 4 secondi, Rodriguez da fuori, il ferro, il rimbalzo di Perez, Norbedo poi ha tutto il tempo per armare la mano, fallisce anche il tapin, Rodriguez, un contatto sotto canestro, l'arbitro non fischia, palla per la Visnova. Ingrid lì per Martino da 2, secondo ferro e rimbalzo ancora per Norbedo che si guarda attorno cercando i compagni, c'è Rodriguez, finta di tiro da 3, l'ingresso in area, ancora però un tiro sbagliato del capitano, ancora un fischio che non arriva, è fischiato il tecnico per Rodriguez. Per le proteste da parte del numero 10, capitano e miglior realizzatore del Formia, andrà di giù dalla lunetta. Rodriguez che si è visto negato per la seconda volta un fischio e credeva legittimo, tecnico quindi sarà libero per la di giù e possesso per la Visnova, secondo fallo per il capitano del Formia. Didiu in lunetta, ancora secco in questa partita e il libero non gli dà ragione, resta secco Didiu. Visnova in possesso e in vantaggio di un punto, 8-17 da giocare nel secondo quarto, 2-1-2-2 il conto dei punti. Coronini lascia Didiu. Converso ancora per il capitano. Argenti, nel frattempo è rientrato in campo, tira dalla media distanza, cortissimo, non la tocca nessuno, palla per il Formia, non ha neanche visto il ferro questo tiro di Argenti, un po' affrettato e senza ritmo. Norbedo, Cota, prova ad andarsene da solo, non trova spazi, resta sul perimetro Cota, poi si butta dentro, palleggio al resto, tiro anche questo cortissimo, si lancia Norbedo che prova una magia che non sarebbe comunque servita visto che l'arbitro ha chiamato palla fuori. Ancora un possesso a vuoto per il Formia, è la Simpli che può attaccare. Argenti per Converso, si muove Martino in area, viene servito Coronini e di per Martino che fa la guerra sotto il canestro con Gattesco, la vince, due punti per il numero 10, altri due punti per il numero 10 Gattesco. Cardinale, Norbedo lascia Gattesco, piede perno di Gattesco che va al tiro e salta già per andare a prendere il rimbalzo. Cota, le sue finte, sto canestro, Cota si alza, cerca ancora Gattesco, cercano un fallo, gli arbitri non lo fischiano, Gattesco un tiro sbagliatissimo, poi finisce giù,
al rimbalzo maglie blu che adesso sono in 3 contro il solo Cardinale. Non ci vuole niente ad Argenti per segnare, 26-21, e deve chiamare il time out Cardinale, che poi va a dire qualcosa all'arbitro. Si è ripresa, è come se si è ripresa in questo secondo quarto la squadra ospite, che ha iniziato così come aveva cominciato l'inizio di questa partita. Stesso dicasi per la squadra di casa, che ha trovato però nel corso del primo quarto la forza e gli schemi per ritornare in vantaggio, 21-26. Sono 5 i punti che separano le due squadre, niente rispetto ai 9 che aveva preso di vantaggio la Vis Nova all'inizio di questa partita. Gli arbitri fischiano per richiamare le squadre in campo. Energico il modo in cui vengono rimandati in campo i giocatori della Vis Nova. Entra in campo Umberto Saccone insieme a Converso, Argenti, Coronini e Martino. Dall'altra parte invece l'ingresso in campo per Giorgio Di Rocco insieme a Cardinale, Cota, Rodriguez e Gattesco. Di Rocco che tocca il suo primo pallone in questa gara 1. Cota ancora per Di Rocco. Gattesco e recupera una palla importantissima proprio Umberto Saccone, fa rimbalzare la palla contro un avversario e guadagna la rimessa. Martino, sfidata numero 10, Martino preferisce andare dal capitano Coronini, dentro per Converso, fuori per Argenti, lascia andare per il pallone primo ferro e rimbalzo per Rodriguez. Di Rocco si ferma, guarda il canestro, tira, secondo ferro, rimbalzo per Gattesco, ancora una chance per lo Metaformia, realizza 2 punti Gattesco, fanno 4 in totale nella sua partita, meno 3 per il Formia. Attacca la Vis, scappa via ma si inceppa con il pallone Colonini, allora Cota come un fulmine dall'altra parte, c'è il fallo, Colonini poi va a canestro ma c'è il fallo del numero 6, primo fallo per Umberto Saccone. Ci saranno liberi ma possesso per il Formia, Cota andrò di là come un fulmine, subito il fallo del numero 6 della Simpli. Gattesco lascia ancora a Cota, sfida tra numeri 6, Cota per Rodriguez e si rifà sotto il Metaformia, quarto punto, meglio terzo e quarto punto anche per Rodriguez, 25-26, 5-25 sul cronometro del secondo quarto. Saccone per Converso, Coronini, Martino, si muovono i giocatori in maglia blu, Martino vuole andare da solo, gli mette la mano in faccia Rodriguez e ne esce un tiro sputato via dal ferro, qualche problema per Cota e poi viene praticamente menato per aria, prova a dire qualcosa all'arbitro e si arrabbia in maniera abbastanza evidente. Cota sembra essere stanco di tutti questi contatti, l'arbitro chiama Cota. Continua a discutere con l'arbitro che non gli chiama un tecnico ma gli va a dire qualcosa, sembra essersi calmato Cota. Rimessa per il Formia. Vediamo se si può riprendere a giocare. Sì. Palla per Di Rocco. E per un momento non si fa prendere il pallone da Coronini, ci riesce Martino.
che poi viene servito di nuovo da Coronini, 28 a 25. Potrebbe mettere un po' di Rocco qui su questo possesso. E di nuovo più 3 per la Vis Nova. Cota se ne va da solo, lascia per Gattesco, la palla gli sfugge alle mani, ma ritorna tra quelle di Rocco. Palla fuori, rimessa per la Simpli Vis Nova. Due palle perse da Di Rocco consecutive. Continua a essere abbastanza energica nei contatti la squadra ospite, suscitando anche qualche protesta da parte non solo di coach Cardinale ma anche del pubblico presente. È chiaro il metro che stanno utilizzando gli arbitri in questa partita, ma nel basket si fa fatica a parlare di metro, c'è un regolamento abbastanza chiaro. Se va a sedersi di nuovo Di Rocco, entra Norbedo, serve la sua energia e la sua velocità. Coronini, fallo, fallo chiamato probabilmente a Rodriguez, sì, che si lamenta in modo abbastanza evidente, non ci crede a questa chiamata. Terzo fallo per Rodriguez, siamo solo nel secondo quarto, deve fare attenzione adesso anche al numero dei falli, infatti viene probabilmente chiamato in panchina il numero 10, al suo posto dovrebbe entrare Giovanni Lamura. 25 a 28, vantaggio Vis, 4 e 27 da giocare. Vediamo se si può ricominciare a giocare, cambi anche da parte della squadra ospite. Saccone, disturbato da Cota, mette nelle mani di Martino, Ingrillì. Il blocco di Martino, Ingrillì gira attorno alla mura, deve scaricare fuori per Argenti. Due Cardinale, si crea lo spazio per andare al tiro Argenti, ma la tripla finisce fuori, corta fuori bersaglio e rimessa per il meta Norbedo. Cota, ancora Norbedo, il blocco di Gattesco, Norbedo non riesce però ad entrare in area. Cardinale, Gattesco, Norbedo gira attorno al compagno, linea di fondo per Norbedo che lascia andare questo pallone per aria, non arriva a rimbalzo Gattesco, ci arrivano le maglie blu, qui anche fortunata la Vis Cardinale. Saccone da fuori, palla comoda per Ingrillì che sbaglia la tripla, si fa la guerra letteralmente al rimbalzo, ancora Ingrillì nelle mani di Martino, extra possesso per la Vis Nova. Martino sfida tutta la difesa del Formia e va a bersaglio. Schiato un fallo al meta, c'è time out, sono perso probabilmente chi ha commesso questo fallo, non ho ben capito cosa è successo. Tu sai che due punti per Martino fanno 11 in totale, 25 a 30. Con il dubbio quindi su chi ha commesso il fallo, non sono neanche ben sicuro di chi sarà il possesso quando usciremo dal timeout. Intanto sono 5 punti di distanza tra le due squadre con 3 minuti e 25 da giocare allo scadere di questo secondo quarto. Formia è tornata sotto nel punteggio, si aspetta una reazione da parte degli uomini di coach Ciro Cardinale, del suo vice Carlo Sapia. Può essere invece soddisfatto Claudio Di Segni e il suo vice Marco Ravaioli. Possono essere soddisfatti di questo avvio di secondo quarto. La palla è per il Formia. La cosa è fallo arrivato dopo che è stato segnato il canestro, quindi complesso da capire. Cota,
prova ad andarsene da solo, si crea la spaziatura con un contatto, invece viene fischiato sfondamento da parte del numero 6. In questo momento gira tutto male al Formia. Primo fallo per Francesco Pio Cota. La palla sarà per la squadra ospite, quindi resta in vantaggio di 3 punti. Si deve pulire il parquet. Vedremo se il Formia avrà una reazione in questo finale del secondo quarto. Ingrid Lee, di lui Norvedo. Il blocco di Argenti, scambio con Martino, ancora il numero 7 in palleggio, Argenti da 3, ma in faccia di De Pippo, scheggiato il ferro, ancora una volta Argenti inefficace da 3, ma qui De Pippo non riesce a trattenere il pallone, se ne va Martino, Cardinale non va a fare fallo, 2 punti facili facili per Andrea Martino, assolutamente mattatore di questa partita. Norvedo, la mura per De Pippo, va da Gattesco dall'altra parte per la mura, Cardinale praticamente da casa, secondo ferro, rimbalzo per Ingrid Lee, se ne va con una magia in velocità, poi rallenta, ancora palla per Martino che fa scomparire il pallone, sbaglia il tiro ma rimbalzo ci arriva Gori, si allaccia con Cardinale ma la palla è per il Formia. Pronta a entrare di Diu, il cross lungo per Lamura, sta arrivando Cardinale, Lamura si deve fermare, spalla a canestro, si gira il tiro, palla sul tabellone, non riesce a tenere la palla in campo De Pippo, né tantomeno a guadagnarsi la rimessa. La palla sarà quindi per la Vis. 7 punti di distanza tra le due squadre. Ingrid Lee per Saccone, Gori, Di Diu, palleggio del numero 23, lascia poi ad Ingrid Lee, fa girare palla la Vis Nova, Gori spalle a canestro, deve girarsi, sceglie poi Ingrid Lee che tira da 3 ed entra il tiro praticamente allo scadere, 3 punti per Ingrid Lee che subisce anche il fallo. E andrà in lunetta quindi per tentare un gioco da 4 punti. Secondo fallo fischiato. Forse non vedo. E qui forse me lo sono perso. Il libero non entra, rimbalzo Gori, se la perde lo scippa De Pippo, Cardinale subito dall'altra parte, tenta di far passare il pallone sotto le gambe di Martino, cade in una trappola, sai che Martino la tocca, il pallone esce fuori, la rimessa è per la squadra di casa. De Pippo, Norvedo, anche lui un po' nervoso in occasione del fallo fischiato su Ingrid Lee, Norvedo allora ci prova da 3. La palla rimbalza sul ferro, la riprende la Vis, più 10, massimo vantaggio per la squadra ospite. Saccone, Gori, chiama Di Diu e lo serve, palleggio di Di Diu, poi il fallo di De Pippo, si arrabbia Gattesco. Primo fallo per De Pippo che viene richiamato in panchina, pronto ad entrare Tardivi. In lunetta Di Diu. Uno su due che diventano 1 su 3 considerando anche quello sul tecnico.
di Rodriguez e qui c'è invece il fallo di Didiu. 25 Formia, 36 Visnova. Gattesco, Lamura deve assolutamente trovare il modo di scuotersi il Meta Formia. Norbedo, palleggio, cerca uno scarico, non lo trova, allora deve andare al tiro senza il ritmo. Palla presa alla Mura e gli viene fischiato un fallo. E va a dire qualcosa all'arbitro, il Formia è in bonus, quindi andrà in lunetta. Il Visnova, secondo fallo fiscato al numero 15 Giovanni Lamura. Lunetta, ci andrà il numero 10 Martino per rimpolpare il suo carnet. Primo libero a bersaglio, 25 a 37. Fate pure 38, 2 su 2 per Martino in questa occasione. 17 i punti di Martino in questa partita. Cota, bisogno dei suoi lampi, il Meta, Tardivi. Ancora per Cota. Ottesco prova a fare blocco, Cota il tiro, primo ferro e rimbalzo per Martino. Poi Cota qui va a prenderlo per il braccio. Brutto fallo qui onestamente di Cota. Prova a prendersi, prova a dare una scossa soprattutto nervosa alla squadra. Fallo piuttosto evidente, anche un po' fortunato qui Cota. Si fa arrivare anche un tecnico a mio modesto parere. Ancora Martino in lunetta. Sbaglia secondo, 1 su 2 in questa occasione. 25 a 39, 14 punti a distanziare le due squadre. Cota subisce il fallo. Inzie, non vale il canestro. No, il fallo non è di Inzie, ma del numero 7 Francesco Ingrilli. 8 secondi alla sirena. Cota. 2 di fondo per Cota e va fuori da Cardinale da 3, secondo ferro e si chiude qui il secondo quarto. 25 a 39 per andare all'intervallo, serve la scossa del Formia, si dicono qualcosa Cota e Cardinale, nervi tesi in casa Meta. Noi ci fermiamo e ci vediamo qui per l'inizio della seconda frazione di gioco e il terzo quarto di gara 1. Le squadre, il punteggio alla fine del secondo quarto è Formia 25, Simply Visnova 39. Formia che ha segnato solo 4 punti in tutto il secondo quarto, 2 per Rodriguez e 2 per Gattesco.
Palma che ha assoluta necessità di ritrovarsi per rimettere a posto gara 1 dei quarti di finale di questi playoff promozione per quello che riguarda la Regione Lazio della Serie C Gold. Primo possesso è proprio per i padroni di casa, Cardinale. Vediamo se c'è stata la sveglia in questo intervallo. Perez, Rodriguez gira attorno a Didiu, viene stoppato dal numero 24 Converso. Didiu per Martino, che qui sfondamento su Rodriguez. Palla quindi di nuovo per il Formia. Vediamo se riuscirà a finalizzare questa azione questa volta la squadra di coach Cardinale. Avanza proprio il numero 23 Antonio Cardinale. Rodriguez per Perez. La palla resta incastrata tra il tabellone e il ferro e quindi sarà per le maglie blu. Può avanzare Coronini. Didiu nell'angolo, prova Converso che gli restituisce il pallone, la palla schizza dalle mani di Didiu su quello di Gattesco e ancora su quello di Didiu. Cambio, possesso per il Formia. Cronini, il capitano della Vis, tra altre cose ex giocatore proprio del Meta Formia. Tardivi. Cardinale per Rodriguez, per Perez, scusate. Palla per terra e pallone sul lato del tabellone, cambio di possesso, polveri bagnatissime in questi primi, in questo primo minuto e spiccioli del terzo quarto. Cardinale non riesce a guadagnare la rimessa, ma stoppa quantomeno Argenti. Rimessa è per la Vis Nova, chiama lo schema il numero 8, proprio Giovanni Coronini. Ex Meta, abbiamo appena ricordato. Argenti, tiro in sospensione saltando indietro, nulla da fare. C'è il fallo del numero 24, scatto fallo a Matteo Conversi. Pallone che sarebbe stato comunque per il Formia, perché Cardinale era riuscito a farlo schizzare sui piedi di un avversario. Palla fuori per Gattesco. Rodriguez scivola e non riesce a mantenere il possesso. Sembra ancora staccata mentalmente dalla partita la squadra di casa, con Cardinale che adesso incita i tifosi, li chiama in causa per fare in modo che anche i compagni abbiano una reazione. Didiu scatena il pubblico del Pala Fabiani, deve rianimare una squadra che sembra addormentata. Argenti lo tocca Cardinale, conquista palla e scappa via per evitare di farsi fischiare un tecnico con qualche protesta di troppo. Il fallo di Cardinale, quasi incredulo a questa chiamata. Uno dei pochissimi a non aver ancora commesso fallo Antonio Cardinale, almeno secondo gli arbitri. Io qui un fallo a Cardinale ce l'avevo segnato, tanto sbaglia il primo tiro Argenti e sbaglia anche il secondo, 0 su 2 addirittura, in due al rimbalzo. Chissà che non sia questa la sveglia, un segnale. Rodriguez, Gattesco per Cardinale dalla media distanza, ancora secondo ferro, Perez al rimbalzo, scarico fuori e per il capitano Rodriguez. Tardivi, anche lui deve darsi una sveglia. Rodriguez, ed eccola qua, la sveglia arriva dal capitano,
tripla di Pablo Ariel Rodriguez, 28-39, ancora oltre la doppia cifra di vantaggio la Vissonova. Argenti, il blocco di Martino, Argenti prova a ritagliare il pallone, la stoppa Cardinale, finalizza il recupero Rodriguez, Tardivi ancora per Cardinale, Gattesco può andare sotto canestro, allunga il mancino, poi va al rimbalzo, ma la guerra la vince Martino. Didiu può tirare da tre con tutto lo spazio e il tempo del mondo, primo ferro e rimbalzo ancora per uno scatenato Cardinale, dentro per Gattesco, Tardivi e fallo del numero 8, fallo dell'ex, fallo di Coronini e si andrà in lunetta. Secondo fallo per Coronini. E Tardivi va in lunetta per tornare sotto la doppia cifra di svantaggio. E intanto sono meno 10, 29-39, primo punto di Tardivi in questa partita. E arriva anche il secondo, adesso sono tre possessi pieni di vantaggio per la Vissonova. Quello che conta è che poi mi è tornato a meno 9 sotto la doppia cifra e si è dato una scrollata di dosso di quell'orribile, orribile secondo quarto. Spazio per Martino, palleggio, arresto e tiro del numero 10, sbagliato, e ancora Cardinale a strappare ogni pallone dalle disponibilità dei giocatori della Vissonova. Il fallo è di Saccone, scusate, di Yuri Piccolo, palla per il Formia, possesso per tornare a quantomeno a meno 7. Perez per Cardinale, abbiamo detto, lo ripetiamo, scatenato il numero 23, Gattesco ha una mezza idea che non diventa intera, gli lasciano lo spazio per tirare da tre. Qui c'è un altro fischio del direttore di gara, forse il fallo ancora di Yuri Piccolo, eh sì, è il secondo fallo per il numero 5 della Vissonova e attenzione perché raggiunge già il limite con 6:15 ancora da giocare la squadra ospite. Ogni fallo adesso manderà in lunetta gli uomini di coach Cardinale. In lunetta ci andrà il capitano. Col primo sono 8, col secondo sono 9 i punti di Rodriguez in questa partita, 32-39, si respira in casa Formia. Attenzione a Martino da solo con 2-3, il rimbalzo è di Lamura. Dall'altra parte Cardinale, Tardivi non sa cosa fare con il pallone, i secondi corrono e allora si va da Rodriguez che addormenta l'azione, va in isolamento per Lamura, media distanza per Lamura e sono 2 punti, è tornata il Formia. 34-39. Attenzione da 3 a Piccolo, rimbalzo di Cardinale, non entra più niente per la Vissonova, Cardinale fuori per Lamura, il tiro da 3 che non va a segno, c'è stato il fallo, urla contro il mondo Cardinale, fischiato il tecnico al numero 23 che veramente non ce la fa. Mani nei capelli per tutti al momento del fischio, ma Cardinale è quello più arrabbiato di tutti.
Entra il primo tiro per Argenti, anche l'unico. Momento di pausa in questa gara. Le urla di Cardinale, sono lui l'uomo che ha lanciato a tutti gli effetti la rimonta del Formia, che si è fermata a meno 6, 34 a 45, 15 da giocare sul cronometro del terzo quarto. Gori per Coronini, finta di tiro e palla ancora per Gori. Argenti può andare da tre, tiro Svilenko, si è visto già da come è partita la palla, al rimbalzo Perez, la tiene in campo Lamura, deve aspettare i compagni, arriva Perez ma la palla finisce tra le mani proprio di Coronini, prova la stoppata Perez, non ci riesce, non commette fallo, sono due per Coronini che non aveva ancora segnato in questa partita, 34 a 42. Cardinale per Perez, Lamura, Tardivi, la butta dentro per Rodriguez che se la ritrova in mano, serie di rimbalzi, alla fine il possesso è per la Visnova. Coronini, Argenti, Gori, salta davanti a lui Perez, si va ancora dal capitano e numero 8 in maglia blu, fallo di Rodriguez, ancora mani nei capelli da parte del numero 10. Quarto fallo per Rodriguez che deve andarsi a sedere in panchina per non finire negli spogliatoi prima del tempo. Entra Cota. E Perez qui fa un intercetto da NFL, si mette nelle mani di Cardinale, davanti ancora Perez per Tardini, sotto canestro, prova ad andare a segno, non ci riesce, comunque subisce il fallo e andrà in lunetta il fallo da parte del numero 32 Gori. In lunetta Tardini. Non entra il primo. Il secondo sì. 35 a 42. Coronini. Si allacciano sotto canestro, il fischio è per il Formia, il fallo è del numero 9 che va a protestare, incredulo Argenti a questa chiamata arbitrale. Pubblico invoca a gran voce un tecnico che non arriva. Infuocato il tifo al Pala Fabiani, intanto possesso per il Formia. Cota chiede calma ai suoi e li fa muovere il numero 6 Cardinale. Perez, portano via il pallone da mano, 10 secondi, Tardivi in possesso, ancora Cardinale, trova Lamura che deve tirare, lo fa da tre! Giovanni Lamura! 38 a 42! Martino!
deve cadere nella trappola Cota di commettere fallo, intanto finisce giù, attenzione, finito giù Cota. Il contatto con Gori, intanto va in lunetta la vis. Martino da tirare due tiri liberi. Secondo ferro per il primo. Entra invece il secondo, 3-8-4-3 il punteggio in questo terzo quarto. Tardivi, c'è un fischio, il fallo del numero 10 Martino. Secondo fallo per lui, dopo aver segnato il libero va a commettere fallo. Lunetta ci va, il numero 3 Tardivi, dentro il primo. E dentro il secondo, torna a contatto il Metaformia, 3 punti di distanza. Mai dare finita la partita al Palafoggiani, mai nella vita. Ingrid Lee, Gori, fuori per Saccone, mezzo ideale di da 3 che non diventa intera, poi difende il palleggio e commette fallo cardinale, un fallo abbastanza sciocco a dire a coach cardinale di aspettare prima di chiamare la sostituzione. Non lo ascolta, poi da un 5 fortissimo a Norbedo, quasi gli stacca una mano, quarto fallo di Cardinale. Sbaglia Saccone, 40-44, 1-2. Ma torna ad oltre il possesso di vantaggio Tardivi, fa girare palla velocemente il meta, Cota il suo palleggio, arresto e tiro praticamente dalla lunetta, l'errore, poi sotto canestro si scontano Perez e Piccolo, resta giù il numero 17, attacca la vis, Norbedo ruba palla, si deve rialzare Perez che è rimasto a terra sotto canestro, la mura, contatto e prendersi la spaziatura e va a canestro. Meno 2 per il Formia. Esce Perez, entra Gattesco, si dico ancora qualcosa, il numero 17 del Meta, il numero 5 della Vis Nova, Piccolo con lui si è allacciato Perez, sotto canestro è finito giù, per l'arbitro non c'era nulla. Se continuano le proteste del pubblico del Formia per un altro tecnico che poteva effettivamente essere fischiato alla vis, Ingrid Lee, Piccolo per Martino, Gori va da canestro, poi lascia un gran bel pallone per Piccolo, primi due punti nella sua partita, ci prova da tre senza coscienza la mura e sbaglia, poi ancora contatti sotto canestro, l'arbitro tiene il fischietto in tasca. Martino, Norbedo, fallo del numero 12,
Terzo fallo per Norbedo. E ancora Martino in lunetta. Sbaglia però ancora il primo. Entra invece il secondo tiro libero. 5 punti a dividere le due squadre quando mancano 1 minuto e 12 secondi alla fine del terzo quarto. Gattesco, Cota per Tardivi, sbaglia sotto canestro, il rimbalzo è blu, palla profonda a cercare Saccone che non può andare a canestro, si affida quindi a Piccolo nelle mani di Ingrilli. Cambia tutto il fronte d'attacco, si va adesso a destra con Martino, dentro per Gori, fuori per Piccolo che ci prova da tre, sono 3 punti per Yuri Piccolo per riportare la partita nelle mani della Miss Nova, 42 a 50, adesso sono 8 i punti di distanza. Gattesco, palleggio, arresto e tiro di Gattesco, 2 punti che sembrano facili ma che non lo sono nella maniera più assoluta. A 7:15 secondi, la discrepanza di 2 secondi tra il cronometro e quello dei 24, vuole prendersi tutto il tempo del mondo Martino. Saccone, 2 secondi, 1 e suona la sirena. Ha fischiato fallo a Cota. Fischiato fallo al numero 6. Che è stato espulso. È stato espulso Cota, infuriato da questa chiamata arbitrale. Espulso Francesco Pio Cota. È una furia il numero 6. È una furia il Palafabbiani. È stato espulso Francesco Pio Cota. Quando era praticamente scaduto il cronometro dei 24 secondi. Si vanno a discutere l'arbitro con i giudici e segnapunti. Una partita che si è giocata moltissimo sul filo dei nervi. La Mura si dà il 5 da solo. Ha dato il 5 all'arbitro che non gliel'ha battuto, ha tirato dritto. E poi un segno di battersene da solo. Entra il primo libero di Yuri Piccolo. Entra anche il secondo. Sarà un terzo libero. E va a segno anche questo. E ancora un altro. Due per il fallo, 2 per l'espulsione, credo, a questo punto. E torna più 10 la Miss Nova dopo essere stata raggiunta a contatto, meno 3, Tardivi con rabbia poi scaglia il pallone dall'altra parte. Finisce il terzo quarto 44 a 54, ci vediamo tra poco per gli ultimi 10 minuti di una partita infuocata. Ed eccoci qui, siamo pronti per assistere all'ultimo capitolo di questa gara 1, quindi solamente la prima della serie tra Formia e Simply Miss Nova.
ospiti in vantaggio di 10 punti, 44 a 54 il punteggio, ma la direzione di gara ha nettamente infuocato il pubblico del Pala Fabiani. È stato espulso Cota proprio al termine del terzo quarto sulla sirena dei 24 secondi sull'ultimo possesso della Simpli. Fischiato un fallo al numero 6 che è infuriato, se l'è presa con chiunque ed è stato espulso. Norbedo, Gattesco ancora una serie di contatti, sbaglia il tiro Gattesco, il fallo è del numero 33, Passi. Non sa più con chi prendersela anche il pubblico di casa. Possesso è per la Vis. Ingrilli, Saccone, ancora Ingrilli, 10 secondi allo scadere dei 24, Gori, Martino contro la mura, Martino alza la parabola, sono due punti per lui, due punti numero 21 e 22 della sua partita. Norvedo, la mura, Gattesco, non trova compagni da servire, al rimbalzo Tardivi, vola e mette due punti in tapin. Gori, la rimessa è per la Vis. 7 secondi allo scadere di questo possesso per la squadra ospite. Palla girata bene dalla Vis, Saccone ci prova, rimbalzo maglie bianche. De Pippo si mette nelle mani di Norbedo, fallo di Ingrilli, contro entrare di Diu, Argenti e Coronini. Rod Ingrilli è il numero 2 della sua partita. Bisogna di entrare in ritmo, il Formia nulla è perduto, 10 punti, sono 4 possessi. Norbedo, De Pippo, finta da 3, si butta dentro, fuori per Norbedo, via da 3, ci prova, la palla scheggia il ferro, diventa buona per Argenti, si lancia Tardivi e in tuffo va a recuperare questo pallone, poi perso da Norbedo, Argenti ancora per Didiu. Troppa frenesia, allora deve mettere in campo qualcuno che sappia gestire le energie nervose. Pronti sul cubo dei cambi, Cardinali e Rodriguez, entrano di Diu, perde il pallone, arriva il momento in cui rientra in campo il capitano, prega l'allenatore di non farlo uscire dal campo Norbedo, ma tocca uscire a lui e alla mura. Ha un fallo ad andarsi a sedere in panchina per il resto della partita, proprio i due che sono appena entrati. Riceve Cardinale, bisogno della loro esperienza. Cronini qui prova a fare il furbo, subito beccato dal tifo del Pala Fabiani, che scivola Gattesco. È chiamato fallo a Martino. Palla sarà per il Formia, 14 secondi per chiudere l'azione, 4-6, 5-6 il punteggio, 10 di distanza tra le squadre, 7-39 da giocare per chiudere questa gara 1.
il primo capitolo di questo quarto di finale. Siamo ai playoff e questo quello che conta. Chiaro, iniziare con il piede giusto sarebbe una mano dal cielo per la squadra di casa. In questo momento la partita se la sta prendendo la Vis Nova, lasciando perdere tutte le polemiche sull'arbitraggio che non riguardano questa telecronaca. Gattesco, 10 secondi per chiudere l'azione, palla proprio al numero 10, Rodriguez fuori, Gattesco cerca ancora Rodriguez, palla toccata fuori, rimessa per il Formia e 4 secondi per chiudere l'azione. Rodriguez si lamenta con Gattesco, voleva un tiro del suo numero 33. Qui una magia di Cardinale, senza spazio, senza senso, ma con due punti, 4-8-5-6. Didiu per Gori, contro Gattesco, palla per Piccolo che con una tripla mette a zittire il Palafabbiani, più 11 in questo finale da vivere a 100 all'ora. Cardinale filtra il tiro e serve Tardivi, De Pippo è dentro, prima di Pippo due punti, sono buoni comunque, meno 9 per il Formia. Argenti da solo mena la palla per aria, al rimbalzo ci arriva proprio il numero 9 Rodriguez per De Pippo che ci prova da tempo, Ferro la tocca soltanto di Diu, ci arriva Argenti che già dall'altra parte si va a mettere sulla sua mattonella Piccolo, servito Coronini che fa passare tempo e abbrivio del contropiede. Coronini proprio per Piccolo che va in penetrazione, sfida Gattesco, non riesce a batterlo. Tardivi contro Argenti, Tardivi, c'è il fallo di Argenti che sbuffa il numero 9. Time out per coach Di Segni, si ferma per qualche attimo la gara, 50-59. Formia che deve dare tutto in questo finale di partita per cercare di riprendere una gara che gli è sfuggita tra le dita dopo un grandissimo secondo, dopo un grandissimo primo quarto e un più che discreto secondo. 4 punti soltanto nel secondo quarto, quindi un discreto terzo quarto, 4 punti soltanto nel secondo hanno creato questo distacco. Deve assolutamente riprendersi la squadra di coach Cardinale che ha dato segni di vita già nel terzo quarto dove è successo un po' di tutto, parlando di falli, di fischi, di polemiche, di urla, di rabbia e l'espulsione di Francesco Pio Cota proprio allo scadere dei 24 secondi nell'ultimo possesso della Vis Nova. Ha cancellato di fatto ogni possibilità di chiudere in positivo il terzo quarto con 4 tiri liberi, 2 per il fallo e 2 per l'espulsione, realizzati tutti e 4 da Andrea Martino. Anzi, scusate, da Yuri Piccolo. Cardinale, Rodriguez da 3. Al rimbalzo ce l'eva De Pippo che riesce a tenerla in campo e ad armare ancora le mani del capitano che poi non riesce a tenere il pallone da quella metà di campo. Infrazione, palla alla Vis, Rodriguez ancora parla, chiede un tocco da parte dei giocatori della Vis Nova, chiaramente nessuno confesserà mai, anche se il tocco ci fosse stato non lo confesserebbe mai. Chiaramente ci dobbiamo fidare della decisione del direttore di gara. Da solo Argenti da 3, secondo Ferro a lottare i uomini della Vis più di quelli della Formia, ma la palla di Martino non è buona, fuori, rimessa per i padroni di casa che devono rovesciarsi come unni dalla parte di campo difesa dalla Vis Nova. C'è un fischio e il fallo del numero 8 Coronini.
cambio, esce proprio Colonini per far spazio a Ingrilli, quarto fallo per il capitano della Vissenova, ex Meta. Gattesco, si muove Rodriguez, De Pippo lasciato solo contro Didiu, ed è perno per De Pippo che appoggia al tabellone, due punti. Fanno 4 in questo quarto, 7 in totale. Martino, Ingrilli, Didiu, Argenti, ancora per Ingrilli che tira dalla lunghissima distanza al secondo ferro, al rimbalzo ci arriva il numero 23 in maglia blu, Argenti, Martino, tutto canestro, la lotta, due punti per Martino, due punti di qua, due punti di là, si gioca a un ritmo pazzesco, non può essere altrimenti, con 9 punti di distanza tra le due squadre. Rodriguez, il fallo di Martino, e andrà in lunetta il capitano del Meta, quarto fallo anche per Andrea Martino, che deve andarsi a sedere, una furia coach Claudio Di Segni, a colloquio coach Cardinale con Antonio Cardinale, mentre Rodriguez va in lunetta con un po' di sofferenza, entra il primo tiro libero, punto numero 10 nella partita del numero 10, ed entra anche il secondo. Formia che cerca di tornare a contatto, per farlo deve difendere su questo possesso di Gori, che invece va a segno con il fallo di Gattesco. Pronto a entrare Perez, andrà in lunetta Gori, va a sedersi proprio Gattesco, primo fallo per lui. Ma il dato che più interessa il Formia in questo momento sono i due punti di Gori e l'esito di questo libero, che rischia di riportare a più 10 la Vis Roma, Vis Nova. E infatti entra, 4 e 10 da giocare, Simply Vis Nova che comincia a vedere la linea del traguardo ma che resta lontana, 4 minuti. Un cross di Perez per De Pippo, irraggiungibile per il numero 9, cambio di possesso, sente l'odore del sangue, la Vis Nova comincia invece a soffrire, il Meta Formia Basket, 3 minuti e 52 da giocare. Comincia ad esserci chiaramente adesso anche il fattore stanchezza da entrambe le parti. Gori per Didiu, la tocca Rodriguez, conto Didiu, se ne va Rodriguez, sbaglia però il canestro, cerca un fallo che non trova il numero 10, è un errore, cambio di passo per Argenti che va da solo, alza il pallone, Perez al rimbalzo, De Pippo subito dall'altra parte, vede la traccia per Rodriguez, sceglie Tardivi, si butta sotto e il fallo è di Argenti, andrà in lunetta il numero 9, Nicola Tardivi. Io ho detto numero 9, il numero 9 è Argenti che ha commesso il fallo, il numero 3 è Tardivi chiaramente. Devo ringraziare sempre Tiziana che riprende ogni mio errore, ma abbiate pietà di me, è una partita vera all'ultimo respiro per chi sta in campo, anche per noi che stiamo qui a guardarcela in piccionaia, per tutto il pubblico sugli spalti, davvero senza nessun tipo di pausa per prendere fiato, per rilassarsi, per lasciare andare le energie nervose. 10 punti, 3 e 20 da giocare, la rimonta del Formia è possibile ma deve subito rientrare in campo con il giusto atteggiamento sia in difesa che in attacco, non lasciarsi andare alla frenesia e cercare di giocare con le armi che ha a disposizione. La Vis Nova Simply invece dovrà difendere
questo importante vantaggio quando manca comunque poco, che può essere un tempo infinito a seconda delle situazioni, alla fine di questa gara 1 giocata in trasferta, e quindi sarebbe fondamentale uscire da questo campo con una vittoria, iniziare al meglio questi quarti di finale. In palio un posto in Serie B. Fiato sospeso letteralmente quello di tutti i tifosi su questo primo libro dei tardivi. Ed entra anche il secondo, il pubblico che quasi accompagna soffiando il pallone. Tardivi esce per far spazio alla Mura. Restano ancora in campo Cardinale e Rodriguez. Completano il quintetto De Pippo, La Mura e Perez. Dall'altra parte Didiu, Ingrilli. Piccolo che riceve adesso, scambio con Argenti e Gori. Poi a completare il quintetto Didiu. Sbaglia un canestro che sembrava facile, al rimbalzo ci arriva lui e va ad appoggiare. Punti numero 2 e 3 nella partita di Didiu, restano 10 le lunghezze di distanza tra le due squadre. Cardinale in possesso, si fa vedere Perez che riceve, può tirare da 3, non lo fa. La Mura cerca un passaggio per Perez, decisamente improbabile, aveva un muro davanti che infatti fa sbattere in faccia il pallone, perso e recuperato dalla Vis Nova. Ingrilli può gestire adesso anche il cronometro, la squadra ospite lo sa, Ingrilli che addormenta il gioco in palleggio. Davanti a lui c'è Rodriguez, cerca un blocco Gori, Didiu finta di tiro, si butta dentro, alza il pallone per aria, in appoggio al tabellone, va a segnare. Time out Cardinali, 2 punti per Didiu, sono 12 adesso i punti di vantaggio della squadra ospite che prova l'allungo decisivo. Vissenova, squadra che ha fatto già soffrire il Metaformia sul proprio campo. Ricordiamo la vittoria proprio della squadra allenata da Maurizio Pasquinelli al tempo. Saccone, Piccolo, Ingrilli, Colonini, Argenti, Martino, Prosecchi, Didiu, Converso e Gori presenti già all'epoca. Così come c'erano Di Rocco, Rodriguez, Norbedo, Perez, Gattesco, Cardinale e De Pippo. Sponda Formia, ecco Norbedo in possesso di palla, la sua velocità, scappa via, arriva l'otto canestro, 2 punti per Norbedo che prova a suonare la carica con la sua velocità, con il suo brio. Veloce a chiudere tutti gli spazi, i giocatori del Formia devono asfissiare la manovra della Vis Nova. Didiu va a recuperare palla Cardinale, fortunata la Vis, Gori, 2 punti, Norbedo non riesce ad arrivarci, c'è un fischio e l'arbitro manda tutti a quel paese Cardinale. Partita ferma perché è rimasto a terra Didiu. L'arbitro chiama un tecnico alla panchina della Vis Nova. Cinque, otto, sette, zero, 1:46 da giocare, lontanissime le speranze di rimonto del Formia, che però può metterne uno intanto e tornare in possesso di palla. Entra il tiro di Rodriguez, aria nei polmoni del Meta.
deve andare subito a segno la squadra di casa, Cardinale De Pippo, scivola, va a impattare contro Piccolo, la rimessa è per il Formia, per rientrare da Mura, ma si ferma tutto, time out chiamato dalla panchina della squadra ospite, 1:38, 11 punti di distacco, stanno per scorrere i titoli di coda su questa gara 1. Formia che ha il peccato originale di aver lasciato completamente andare il secondo quarto, dopo che aveva in rimonta chiuso in vantaggio seppur di un solo punto il primo, 4 punti nel secondo, dopo i 21 del primo quarto hanno scavato questo fosso, vittoria più 14 alla fine del secondo quarto, diventati 10 punti di distacco alla fine del terzo con quel finale che vi abbiamo già raccontato, espulsione di Cota. Tardivi va a stoppare Davis, Norbedo raccoglie il rimbalzo ma sbaglia ancora il tiro, il fallo di Lamura. Ma no, il fallo, sì, fallo di Lamura, sì. Contatto tra Martino e Lamura, l'arbitro non dice niente, Lamura va a dirgli qualcosa, fa girare velocemente il pallone la Visnova per portare a casa questa partita, ma il pressing del Formia funziona, palla persa, Norbedo, Rodriguez, il fallo di Didiu, da Lunetta Rodriguez, non entra il secondo libero, 1-2 per Rodriguez, al rimbalzo ci arrivano le maglie blu prima di tutti, dall'altra parte completamente solo Piccolo che gira attorno all'area per perdere il tempo necessario, fallo di Cardinale per fermare il cronometro, quinto fallo per il numero 23. Esausto, esce dal campo per far entrare De Pippo, ancora si allaccia con Lamura, Martino, Didiu perde la possibilità di rimettere in gioco il pallone, funziona la difesa del Formia, 10 punti a dividere le due squadre con soli 57 secondi da giocare. Norbedo, Rodriguez, ancora per Norbedo che deve tirare da 3, lo fa a ferro, Lamura al rimbalzo, 2 punti. Fallo di Norbedo, necessario per fermare il cronometro. Quarto fallo per il numero 12. Stoppa Tardivi ma resta in possesso la Vis. Scorre il cronometro, Didiu cerca il fallo per essere, non lo trova ma Didiu sbaglia. De Pippo ancora per Norbedo che finta il tiro da 3, si va da Tardivi che deve prendersi questa responsabilità. Il ferro però irride.
al tentativo di Tardivi, al rimbalzo di Diu che subisce anche il fallo con 18 secondi alla fine della partita. La Vissenova porta a casa questa partita, gara 1 si chiude quindi con la vittoria della Vissenova. Andrea Lunetta di Diu, quindi aspettiamo solamente di conoscere il punteggio finale. Vince ancora in casa del Metaformia Basketball la Simply Vissenova Roma Basket. Un Diu che intanto mette il primo tiro libero. Entra anche il secondo. Ancora gli arbitri che con 18 secondi da giocare sembrano ancora voler dire qualcosa, parlano di Diu e Cardinale. Norbedo per De Pippo, entra la tripla, sembra quasi una beffa con 12 secondi sul cronometro. Cross per Gori, 6 secondi, il fallo di De Pippo. Attenzione perché qui se Gori non li mette tutti e due non saranno 6 secondi allucinanti. Vanno a parlare intanto i due allenatori con l'arbitro che diceva lo fate dopo. Gori nel frattempo sbaglia così a caso, si deve sedere la panchina del Formia. Ma entra il primo tiro libero di Francesco Gori. Sbaglia il secondo, rimbalzo lungo, ci arriva Tardivi, 6 secondi, Rodriguez, e chiuderà così, palla in mano Rodriguez, si dà il 5 con Di Diu. Suona la sirena, si chiude la partita, si chiude gara 1, se la prende la Vissenova Basket, 65 per il Meta, 73 per la squadra ospite, che quindi si porta in vantaggio nella serie, lo ricordiamo, al meglio delle 3, quindi appuntamento a gara 2 per vedere se il Formia riuscirà a portare questa serie almeno la terza partita. I quarti di finale vedono il primo atto chiudersi così, la squadra di De Segni batte quella di Cardinale. L'appuntamento è alle interviste post partita e quindi non lasciateci perché c'è ancora qualcosa da vivere di questo Meta Vissenova. E poi mi raccomando, restate sempre qui, sempre con noi con Telegolfo, e noi ci diamo appuntamento con Tiziana Palombi e con Davide Guzzardi a gara 2 o gara 3 o chi lo sa. Intanto appuntamento sempre qui su Telegolfo. Eccoci qua con Perez al termine di una partita che ha visto un Formia dai due volti. Siete stati praticamente fantastici nella rimonta nel primo quarto, poi avete praticamente lasciato completamente andare la partita nel secondo e vi siete creati quel distacco e poi vi siete portati fino alla fine. Ci puoi raccontare dal campo come l'avete vissuta, cosa è successo? Io ho visto che il primo quarto siamo stati un po' molli, che non sapevamo cosa fare, penso che sia per i nervi di giocare una partita così.
ma poi il secondo quarto abbiamo reagito un po', non lo sufficiente per rimontare. Quando abbiamo tornati dello spogliatoio abbiamo buttato un po' fuori più le palle e si è visto un po' nel risultato. Alla fine loro hanno giocato un po' meglio di noi, si sapeva, perché sono una squadra forte e questa con noi sempre hanno vinto. È una partita difficile, dura, ma ora niente, abbiamo perso, non fa niente, dobbiamo pensare a mercoledì a casa loro, fare il meglio che possiamo e poter venire domenica a giocare qua. Appunto, come hai detto tu, c'è ancora una gara 2 da giocare. Quali sono secondo te le mosse per riuscire a battere un avversario che comunque vi ha sempre messo in difficoltà fino a questo momento? Io penso che giocare come loro hanno giocato qua, forti in difesa, sapendo cosa fare in attacco e senza mollare un centimetro. Allora io penso che noi dobbiamo andare lì menando di più, perché anche loro ci hanno menato, difendendo un po' di più e essendo un po' più cattivi in tutti gli aspetti della pallacanestro, e così penso che vinceremo mercoledì. Per chiudere proprio su questo, l'hai detto tu, menare di più, oggi è stata una partita molto molto fisica. Vi abbiamo visto anche molto molto turbati, possiamo dire così, da come gli arbitri hanno deciso di condurre questa partita. Se hai avuto questa sensazione o se sarà semplicemente la foga del momento, un momento che vi ha portato anche a perdere un giocatore come Cota. Abbiamo visto tanto nervosismo, volevo sapere se è davvero a causa della direzione arbitrale o semplicemente, come hai detto tu anche prima, il nervosismo di giocare una partita così. No, io penso che tutte e due, le due cose, tanto sia il nervoso per giocare una partita così, tanto che non sto dando la colpa all'arbitro, ma pure loro hanno disequilibrato un po' la partita. Ma ti dico che noi come giocatori professionisti, diciamo, non dobbiamo guardare cosa fa o non fa l'arbitro. Noi giocatori dobbiamo giocare a pallacanestro, che è quello che sappiamo fare meglio. Poi che l'arbitro fischi un fallo o no, a noi non ci deve interessare. Purtroppo in questa partita si è visto che sì, abbiamo visto un po' di più che fischiava l'arbitro e niente, dobbiamo imparare partite così, come ti ho detto, mercoledì, a dare tutto a casa loro. Non mi resta che augurarti in bocca al lupo, augurarvi in bocca al lupo. Crepi, grazie. Ed eccoci con mister Cardinale. Coach, cosa ci puoi raccontare di questa partita? Cosa ci può raccontare di questa partita? E ancora una volta, come spesso ci capita di commentare al termine delle gare del Meta, una squadra un po' dalla doppia faccia, magari nei playoff può costare caro, è costata la sconfitta in gara 1, c'è ancora una serie da giocare, però cosa è successo a un certo punto? Addirittura, secondo il tabellino, solo 4 punti nel secondo quarto. Il problema è che, intanto, onore alla Vislova che ha fatto veramente una bella partita, era una squadra tosta, sapevamo chi affrontavamo, quindi onore a loro che hanno giocato bene, hanno alla fine meritato di vincere nonostante tutto. Il Meta, noi non possiamo regalare un ruolo fondamentale che è quello del playmaker praticamente, i giocatori. Io non ho avuto in questa squadra qualcuno che mi gestisse un attimo la palla, che mi mettesse il ritmo i giocatori. Qua pensiamo a giocare singolarmente. Abbiamo coperto, abbiamo taciuto su tutto praticamente. È un anno che ci portiamo avanti, o meglio da dicembre che mi porto avanti questo problema. Non voglio trovare scusanti, Pablo non si è allenato tutta la settimana per un problema al tendine della coscia e oggi è stato in campo e l'avete visto tutti quanti come è stato, quindi regalare anche Pablo per lunghi tratti della partita non è piacevole. Però ci abbiamo messo cuore, ci abbiamo messo grinta, è una cosa che io ho cercato di trasmettere sempre a tutte le mie squadre. Possiamo essere più deboli, meno forti tecnicamente, ma col cuore si va avanti. E a un certo punto, con un quintetto atipico che però aveva tanto cuore, abbiamo recuperato la partita, rovinata poi da Cota con un intenzionale che non c'era neppure, perché era palla nostra praticamente. L'arbitro ha visto invece qualcosa di diverso e l'ha espulso. Da lì, da meno 6 siamo andati a meno 10, palla loro in mano ed è finita la partita. È stata anche una mazzata per tutta la squadra. Però l'abbiamo sbagliato e sbagliato tanto, quindi non mi nascondo dietro un dito, io sono sempre responsabile tecnico di questa squadra, quindi qualsiasi cosa succede sono sempre io il primo responsabile. Potevamo giocare meglio e non l'abbiamo fatto. Chiaramente mercoledì ce l'andiamo a giocare tranquillamente a Roma, sperando di avere
un arbitraggio che sia all'altezza dei playoff, sperando che, perché il commissario di campo vedevo che segnava, cioè ci sono state delle cose incredibili, il giocatore che tira, non prende il ferro, va a prendersi di nuovo la palla a casa mia su passi, però ci sta tutto, voglio dire, io ho sbagliato, sbagliano gli arbitri, sbagliano tutti quanti, quindi ci sta. Che sbagliano sempre contro il Meta mi sembra un po' strano, è la prima volta che mi trovo nel campionato laziale e contro il Meta ho visto quest'anno cose incredibili, però noi sempre con molta signorilità abbiamo fatto di tutto e continueremo a fare di tutto, sempre rispettando tutti quanti e chiediamo solo il rispetto nostro. Poi vinca il migliore, stasera la Vissanova ha meritato di vincere, noi dobbiamo cercare di, adesso lunedì e martedì, domani e dopodomani, facciamo due allenamenti cercando di migliorare un po' alcune cose che non sono andate stasera. Devo vedere chiaramente di trovare qualcosa in un ruolo di playmaker dove Giorgio mi deve dare qualcosa in più, perché fisicamente ho bisogno anche di lui praticamente. Forse ho sbagliato a metterlo poco, però ho bisogno di gente che si butta nella mischia e ho bisogno di 5-10 leoni in mezzo al campo. Stasera non c'erano tutti quanti 10 leoni. Comunque il suo è un atteggiamento che riscontriamo anche nei suoi giocatori, che abbiamo intervistato prima Perez, ci ha detto praticamente la stessa cosa, ha detto noi non dobbiamo assolutamente pensare all'arbitro, siamo praticamente dei professionisti e abbiamo perso la partita e c'è solamente semplicemente da vincere gara 2. È innegabile però che non so quanto la direzione arbitrale, non so quanto la pressione di giocare comunque un playoff ha fatto a un certo punto saltare i nervi un po' a tutti e vi ha rovinato un po' la partita nei momenti in cui a livello nervoso sembravate rimetterla in careggiata, penso alla rabbia di Cardinale stesso quando è stato fischiato un fallo in piena rimonta, penso appunto all'espulsione di Cota. Che non c'era neppure quel fallo, però voglio dire ci sta, i giocatori sbagliano il tiro, l'arbitro probabilmente sbaglia un fischio, ci sta tutto nella vita, quindi dobbiamo... Io a 58 anni penso di averne viste parecchie, di partite, di averle gestite parecchie, quindi... Trovare due arbitri che sbagliano pure loro, perché sono esseri umani come noi, quindi non, sicuramente non giudico la malafede. Quindi hanno sbagliato loro, abbiamo sbagliato noi, il giocatore sbaglia il tiro, l'arbitro sbaglia il fischio. Poi sono valutazioni che ci stanno meno. Se io vedo il giocatore col piede sulla linea, l'arbitro mi dice no, sono tre punti perché stava fuori, che ci puoi fare? Insomma, voglio dire, ognuno gioca e valuta le cose come stanno. Quindi è successo questo, è inutile dire l'arbitraggio, gli arbitri fanno parte del gioco, hanno arbitrato in alcuni momenti molto bene, in altri momenti un poco meno, il problema siamo stati noi che ci siamo fatti irretire da questa situazione, abbiamo accettato le mani addosso da questa difesa romana molto forte e non c'è stata una copertura adeguata da parte di tutti ed è finita così, però è chiaro che, ripeto, il problema siamo noi, che abbiamo affrontato male questa partita, ma ripeto è un po' un gioco delle parti, io sapevo e so che io come i miei compagni di avventura e chiaramente insieme a Roberto il GM ci auguravamo proprio questo, che mentalmente fossero pronti per fare partite del genere, cioè chi è pronto, chi meno pronto, serve tutto da esperienza. Poi vedremo dopo mercoledì che cosa succede. Certamente noi andiamo a campo mercoledì per fare la nostra partita, per giocare la nostra pallacanestro che stasera non abbiamo fatto. Poi vediamo che succede. Appunto c'è gara 2, chiudiamo con questo pensiero e si affonda questa vista che comunque fino a questo momento vi ha sempre messo in difficoltà. L'ultima volta che eravamo qui a commentare siamo trovati di nuovo a commentare una sconfitta proprio contro questa squadra. Quali sono le armi da attuare per arginarla e finalmente batterla e portare questa serie a gara 3? Vedi, Vis, a prescindere che è allenato bene, ha forse il miglior playmaker del campionato. Quando dà il pallone a Coronini, sai che... È un ex, tra l'altro. È un ex. Sai che la squadra gira, sai che tutti entrano in ritmo, sai... Non so se hai visto, pochi palloni sono stati buttati, hanno sbagliato il tiro, però sono entrati tutti in gioco, sono stati tutti in grado di giocarsi la propria partita. Noi questo non l'abbiamo e sopperiamo sempre cercando di trovare qualcosa, cercando di correre e in velocità abbiamo fatto un bel campionato, perché poi non dimentichiamo, però da quando sono arrivato io abbiamo fatto il record di punti, abbiamo fatto un bel percorso,
che però chiaramente verrà verificato nel momento in cui in campo non entri e non dai il massimo in queste due partite. Allora mister, non mi resta che augurarle in bocca al lupo, speriamo di rivederci per gara 3. Speriamo.